tutti amici SpazioTech, eccoci oggi con la recensione del modem router D-Link DSL3590L che, come vi ho anticipato nell'unboxing, è davvero un modem molto interessante, che qui possiamo vedere è già acceso con i vari LED. Facciamo uno zoom. Qui davanti abbiamo il pulsante del VPS che serve per farci connettere i dispositivi senza inserire la chiave Wi-Fi, quindi in modo molto più semplice. Qui sotto abbiamo i due LED per la connessione internet. Qui abbiamo il LED per l'USB 3.0. Qui USB 2.0. I restanti LED sono il Wi-Fi 5 GHz, il Wi-Fi 2.4 GHz e i vari LED delle connessioni LAN. In questo momento ho la 1 e la 3 accesa. E infine, qui sotto abbiamo il LED di alimentazione che, come potete vedere, è acceso. Invece nel retro del modem router possiamo vedere l'ingresso del cavo telefonico che ci serve per collegare il nostro modem a internet. L'ingresso che vedete blu è la porta USB 3.0, poi subito di sotto abbiamo l'USB 2.0, i quattro ingressi LAN, il pulsante per disattivare il Wi-Fi, un pulsante per l'accensione e l'inserimento dell'alimentatore da parete. E infine, qui non si vede ma è di sotto, trovate il pulsante del reset del dispositivo che potete utilizzare se avete problemi di impostazioni varie. Ora andiamo a vedere la configurazione guidata. Dopo che avete collegato i rispettivi cavi al modem e acceso il vostro PC, all'istante vi compare una pagina internet di link, che è la configurazione guidata del modem, dove appunto vi dice che il passo 1 è l'installazione del dispositivo, il passo 2 è la configurazione delle impostazioni Wi-Fi e della rete, il passo 3 è l'impostazione della password del router e infine il passo 4 è l'impostazione del servizio MyD-Link, che diciamo serve per farvi controllare tante impostazioni a distanza dal modem o anche per funzioni cloud, che sinceramente io non ho usato perché non le utilizzo quasi mai. Clicchiamo avanti, sta facendo il rilevamento della connessione internet. Ora ci dice: per configurare la connessione internet è necessario ricevere un nome utente dall'ISP. Se non si possiede questa informazione, contattare l'ISP. Siccome io già conosco il mio ISP, l'ho inserito qui, nome utente e password, e subito dopo clicchiamo avanti. Ora ci dice la configurazione della rete Wi-Fi, quale nome vogliamo dare al Wi-Fi 2.4 GHz e il nome a cui vogliamo dare al Wi-Fi 5 GHz. E subito dopo ci consiglia di settare appunto una password per entrambi i Wi-Fi. Infine l'ho lasciata la stessa per il Wi-Fi 2.4 GHz e il Wi-Fi 5 GHz. Alla fine, mettendola diversa, non vi conviene, molto più semplice. Poi andiamo avanti. E ci chiede la password amministratore del dispositivo, che diciamo è una password che serve per farvi collegare al router, alle varie impostazioni e ai vari settaggi. E una cosa che vi sto dimenticando di dirvi, che per entrare nel router, cioè le impostazioni, dovete digitare nel vostro browser http://dlinkrouter.local e premere invio nella tastiera. Ora metto una password a caso per andare avanti. Perfetto, qui ci dice che è la sintesi della nostra sicurezza Wi-Fi, l'impostazione della password del dispositivo, eccetera eccetera. Prendi nota delle tue impostazioni e salvare la configurazione. Come potete vedere, già il modem router capisce com'è la nostra linea Dynamic PPPoE. E infine qua abbiamo la password del Wi-Fi, password di amministrazione del dispositivo, niente, possiamo andare avanti. Perfetto, come potete vedere ci dice congratulazioni, il nostro dispositivo è settato per bene. E in questo caso abbiamo anche il MyD-Link registrato perché l'avevo fatto prima. E niente, facciamo fine.
E ora ci chiede che sta salvando le modifiche, un 25 secondi, e il nostro modem router dovrebbe essere pronto. Mentre attendiamo, vi ricordo che questo modem router è UEFI AC fino a 1900 mbps ed ha una copertura molto ampia, infatti a casa mia riesce a coprire sino a due piani. Come potete vedere, è connesso a internet. Questa è la nuova interfaccia di Link che posso reputare davvero molto bella e molto intuitiva. Qui abbiamo lo stato della nostra connessione DSL. Inoltre qui nelle impostazioni possiamo settare impostazioni internet. Poi abbiamo le impostazioni wireless, le impostazioni della rete. Queste le impostazioni SharePort servono per collegare le varie chiavette o hard disk al router, così le condividete in rete. E poi niente, qua abbiamo il motore QS per gestire la connessione delle varie bande, il firewall, inoltre le porte, filtro, siti web, root statico, DNS dinamico. Niente ragazzi, penso di avervi detto tutto. Ringrazio di nuovo D-Link per avermi inviato questo modem router davvero fantastico. E niente, seguiteci sempre sul nostro sito, scaricate la nostra applicazione che per ora è disponibile solo per dispositivi iOS. E questo è tutto. Ciao da Samu per Spazio Hi-Tech.